ったら、え、帰ってきたかなって言ったら、今週帰ってきたって。Raga, come potete vedere, ci sta un menu scritto in inglese, in cinese e in coreano che spiega come utilizzare le salse che sono sul tavolo agli eventuali turisti che utilizzano questo sushiro, perché è vicino alla stazione centrale di Sendai. Quindi spiega l'abbinamento, tipo c'è il sale e poi c'hanno la salsa di soia, c'hanno il ponzu, c'hanno il chimi, che è una salsa piccante, polvere piccante che si aggiunge parecchio alle zuppe. E spiegano anche come si deve mangiare sushi e come loro consigliano di farlo.
tutto quello che la gente lo mettono free, nel senso quello che si può c'è sul tavolo con i condimenti, come può essere il wasabi, come può essere pure il ginger, non è che hanno un costo aggiuntivo, è un servizio che tutti i sushi hanno. In generale, i ristoranti sushi danno, quindi non è quello il problema. E anche il tè verde che spiega come farlo, è interessante sta cosa. Se guardate ai lati della via pedonale, vedete un sacco di persone col telefono in mano. Sono tutti quanti impegnati a giocare a Pokémon Go. Tutti. Ed è stato interessante, perché molti di voi mi chiedono: ma in Giappone giocano a Pokémon Go? Ovviamente continuano a giocare a Pokémon Go. Ovvio. Sono tutti appassionati. Ragazzi, siamo nella sala biliardo, una delle tante che ci sono qua a Sendai. Questo comprende sia biliardo sia tiro a segno. La cosa interessante è che è diverso da... non so se sono in Italia, io vi parlo che l'ultima volta che ci ho giocato tipo sono passati un po' più di 10 anni. Ma qua si può ordinare da mangiare, da bere, e si paga a tempo. Quindi noi abbiamo scelto di fare 3 ore e pagheremo circa 1000 yen a testa. Il pigasetto 8 euro a persona per 3 ore, quante partite vogliamo. La carbonara è una cosa un po' che non si poteva guardare. Per questo lo spritz l'ha fatto molto bene, questa cosa mi ha colpito. Poi la gente abbiamo giocato, cioè non siamo proprio professionisti, la scopo era divertirci. E la cosa che mi ha colpito, molti giapponesi amano le freccette. E c'era anche un angolo di questa sala che vendeva tutto quello che riguardava un po' quelli professionisti, diciamo. Se vi interessa vi lascio tutte le informazioni in descrizione, le trovate anche a Tokyo. とても楽しみ。